Sì, sono felicissimo. Abbiamo raccolto il frutto dei sacrifici fatti fino adesso. Ripeto, anche domenica scorsa meritavamo qualcosina in più, ma oggi devo dire bravi davvero a chi ha giocato dall'inizio, a chi è entrato con la personalità e la padronanza che hanno giocato su un campo difficile contro una grande squadra. Infatti grande prova anche dello Juniores Iorio, a parte il gol ha fatto un'ottima prova insieme anche all'entrato Monzo. Sì, quando si fa una partita del genere deve essere tutti al 100%, ripeto, sono felice, ma soprattutto per loro, perché meritavano una soddisfazione, una vittoria che fa morale, però purtroppo bisogna già dimenticarla e concedersi questa serata di rilassamento, e da domani almeno io inizio a pensare già alla prossima in casa con la Puteolana. Visto, volevamo chiedere le condizioni dello Junior Storraca, uscito, abbiamo visto in barella. Purtroppo non sono al corrente, adesso voglio informare, speriamo che non sia nulla di grave, insomma. Per quanto riguarda gli infortunati, i tempi di recupero sia di Pastore, che ora rientra dalla squalifica, anche del portiere, anche se Spicuzza è stato autore di due bellissime parate. No, vabbè, conosciamo il valore di Spicuzza, conosciamo il valore di Peschegra, cioè abbiamo anche Crocamo che è 96. Io penso che Pastore ancora abbia una settimana, penso che martedì inizierà ad allenarsi, rientra a Santo Nicola, Peschegra penso che inizierà ad allenarsi, però adesso voglio pensare ai presenti. Devo dire davvero bravi a questi ragazzi che hanno giocato, ripeto, con una grande personalità, meritando la vittoria su un campo difficile. Sì, soprattutto là davanti abbiamo avuto difficoltà a tenere palla, si sono subito demoralizzate e questo non deve succedere, perché abbiamo giocatori importanti, giocatori magari che devono trascinare gli altri che hanno delle difficoltà, e purtroppo oggi invece siamo andati in balia degli avversari. Ma forse anche un po' la condizione atletica, oppure forse in ritardo ancora il Potenza? Loro sono partiti prima e dopo di noi, perciò sono più brillanti. Poi anche il fatto che noi abbiamo il campo, perciò andiamo a giocare sempre sull'erba sintetica, rallenta un po' le nostre giocate, però non ci possiamo accampare delle scuse, abbiamo delle difficoltà e dobbiamo cercare di superarle col lavoro, con la tranquillità e con la serenità di tutti. Infatti fra 15 giorni forse riuscite a tornare di nuovo a giocare in casa nel vostro campo? Sì, sì, abbiamo rifatto tutto il mondo erboso del Viviani e speriamo al più presto di poterci sistemare lì. Infatti siete usciti tra i fischi, lei prima ha chiesto scusa, cosa può dire ai tifosi locali? È giusto che ci contestano, pagano il biglietto e vogliono vedere che la propria squadra giochi a calcio e vince le partite. Purtroppo oggi abbiamo avuto un primo tempo discreto dove anche il nostro portiere è stato inoperoso, poi abbiamo preso il gol e non siamo riusciti più a riorganizzarci. Ma ripeto, è stato una debacle che ci ha condizionato soprattutto nel secondo tempo, e non si è capito, il vano della matassa non l'abbiamo più recuperato.